Grand Hotel Rimini, appuntamento con il Richmond Human Resources Forum. 3 giorni ricchi di eventi rivolti ai direttori del personale per fare networking e conoscere le ultime novità di una professione in continua evoluzione. Aziende diverse, ma una cultura comune, quella della crescita e del benessere delle risorse, all'insegna dell'inclusione e delle pari opportunità. Abbiamo deciso di essere presenti per partecipare a eventi in cui una realtà come la nostra può mettersi a contatto con realtà più grandi e anche appartenenti a diversi settori. Eventi come questo consentono veramente un'apertura, quindi scambio con dei colleghi che hanno sfide simili, scambio con dei fornitori che possono portare la differenza nelle organizzazioni. Lo scambio di informazioni è alla base di ogni crescita. Confrontarsi per vedere dove va il mercato è sempre una cosa positiva per qualsiasi azienda che vuole investire in innovazione e ricerca. Oggi i giovani sono estremamente sensibili, attratti da società che hanno nella propria mission, nella propria visione, nelle proprie carte dei valori temi quali la sostenibilità, la diversity, l'inclusione, e come tutte le imprese che hanno un respiro nazionale e anche internazionale, siamo anche noi attenti a questo. Per noi la sostenibilità, come direi un po' per tutte le aziende del mondo fashion, è oggi un tema veramente cruciale, in quanto il settore moda in senso ampio è sicuramente, diciamo, uno dei settori, forse il secondo settore più inquinante al mondo dopo l'oil. E quindi questo implica intanto un'assunzione di responsabilità da parte di tutto il settore. Dall'altro lato anche la necessità di intercettare sempre di più la richiesta da parte dei clienti di avere un approccio al prodotto che sia attento a queste tematiche. La sostenibilità in questo momento storico ha bisogno, al fine di integrare la donna nel mondo del lavoro, che sia un significato molto più ampio di quello che noi abbiamo finora considerato. Ci siamo sempre rivolti a quella che è una sostenibilità ambientale, ad oggi passiamo a una sostenibilità aziendale, ma alla base di tutto questo ci sono le persone, per cui sarebbe necessario sempre di più occuparsi di lavorare su relazioni che siano sostenibili, sulla conservazione dell'energia in una relazione, in un rapporto che sia di reale scambio. Sicuramente il lato sviluppo delle persone, welfare aziendale e sostenibilità, tre temi importanti nella nostra realtà, sono i primi feedback positivi tratti da questo evento.